Il joystick invece, Sha, tu vedi sempre il bicchiere mezzo vuoto. Il joystick è fatto per essere distrutto. Joy, gioia, stick. Stuzzica. Stuzzica, stick, stuzzica dente, stick. Stuzzica la gioia. Quindi io per essere con te devo distruggere il joystick. Stuzzica l'appetito e la frenesia. Esatto. Dove cazzo sto andando, ragazzi? Sembra grosso sto castello. Sto forse andando da Mesmer in persona? Ditemi come si fa a vedere qualcosa. Cioè, ma perché nel secondo schermo io vedo tutto? Allora, tocco la grazia, ci diamo un livello. Fatemi intanto. È bellissima sta. Che dite? Che dite? Che dite? Oh. Beh, ovviamente 1400 rune. Ci mancherebbe altro, eh? Per forza. È bello sto cappello di orso. Miyazaki eroico. Che bomba mi ha tirato. Fammi un tempra. Dato che ho questa grazia qua, tornerei un attimo giù per vedere una cosa. Messaggio del custode della fornace. Certo, lo voglio leggere il messaggio. Tieni i vasi incendiari a debita distanza quando la fornace del golem è accesa. Per carità divina, stai a larga dai vasi che generano turbinie di fiamme. Certo. Grazie del consiglio. What? Boss fight? Ci siamo? Ippopotamo d'oro. Ma... Miyazaki, mi prendi per il culo? Ma cosa cazzo? Tanto ora stai qua 12 giorni mostro. Mi spiegate perché devo trovarmi l'arca di Noè? Uccelli che arrivano e mi colpiscono. Devo trovarmi l'ippopotamo. Devo trovarmi trovare l'orso. Cosa c'è adesso? Ci sono altri animali da qua in avanti? Gli squali acquatici blu. Che cazzo ne so? Cosa? Cos'è? A quanto pare è un ippopotamo porco spino. Classico, animale sicuramente esistente. Stai fermo, eh? Amico, stai fermo mentre ti arriva un ippopotamo in testa. Tranquillo, ascolta il mio comando e stai fermo a guardarlo. Un po' di dignità, un po' di anima non ce l'ha il mio personaggio. Da capire che è un errore star lì fermo a bere. Non vedo. Non... Aio, no. Già, non me l'ha loccato, non me l'ha crittato nell'occhio. Mi devo anche incastrare. Io odio. Oh, Miyazaki, I hate animals. Ragazzi, il problema è che per performare dovrei aggredire qualcosa e non ho più niente. C'ho l'ultimo joystick, posso usare il vecchio joystick per sfogarmi, posso rompere quello che è già rotto. Lui sente l'amore che... Salve maestro, ma quindi l'ippopotamo è più alfa di lei? Ragazzi, va giù. No, non vale questo, non vale. Questo try, eccolo qua. Questo try in caso di sconfitta, tutti quando quanti sono più forti di me. No! Io voglio vedere quanto cambia ora che mi sfogo con questo. Non riesco a tenerlo in mano, ragazzi, è rotto, mi fa male. Luca, so sempre mio, credo in te, ma adesso tira fuori le palle che e uccidi sto ippopotamo che è onesti da me, ho fame di carne di ippopotamo dai Gister Demi. Come vedo l'animazione! Adesso dovete fare incazzare, ecco, già non posso più spaccare di più quel joystick perché ecco, mi fa male la mano a tenerlo in mano. Ok. Dai, Gister. Non piangere, figlio di troia. Non si vede niente. Non si vede nulla. No, raga, cioè, ragazzi, cioè, a me dispiace, ma è un flop il DLC. È un flop. Sotto il punto di vista di telecamere di ogni singolo boss è un flop. È un flop clamoroso il Derni DLC, ragazzi, sotto le telecamere. È artisticamente incredibile, ma le telecamere sono un flop incredibile, non mi interessa. Non si vede niente, ragazzi, non si vede nulla. Sono un flop clamoroso. Go, 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 go.
Ora non cade a terra, ecco. Devi fare animazione, non mi dà tempo di curarmi. Mamma mia che fastidio, mamma mia che fastidio. Guardate la telecamera, guardate, sono, se io gli sto vicino, io sono dentro all'ippopotamo e non mi fa vedere niente. Perché non mi gira invece la telecamera alle mie spalle così vedo l'ippopotamo invece di farmela vedere attraverso l'ippopotamo? Perché non c'ho la camera alle mie spalle che cambia in direzione di come sto andando io? Sto sfondando, amico. Troppo lento per me. Certo. Come no? Ok. Indietro. Sto curando. E ora li andiamo in faccia, così. No, dai. Che mi devo curare? Che ho calcolato che moriva e sopravvissuto con 0 HP. Non mi sono curato perché ho fatto il calcolo mentale. Mi sono taggato il colpo volontariamente perché doveva morire. E statisticamente il mio danno lì era abbastanza. Era con 0 HP e sono morto. 0 HP e sono morto. Mamma mia, quanto è frustrante. Sto allontanando perché altrimenti sennò veramente devasto casa oggi. Sto finendo le site runiche, sto finendo. Sono nell'aldilà, ragazzi. Tra poco, dopo questo try. Teo, dopo questo try. Potete fare la creep e possiamo stare fermi a guardarla, ragazzi. Così vi faccio, così vedete quanto ho ragione su tutto e sempre. Boom. Ok. Non capisco. Non capisco. Non posso crittarlo. Vabbè. No, è incredibile sta roba. Ok. Non ho capito, però va bene. Si vede niente! Ok. Buono.
Colpo così. Non mi hai preso. Colpo così. Dai. Il re distruttore di ipoglifi slash ipopotami slash ippo qualcosa. Ce la fa per l'ennesima volta, non delude Teo, te l'avevo detto. Simo, grazie del sub. Perché quando il gioco si fa duro, il Gister ce l'ha più duro del gioco stesso e si stompa. Perché il mio livello... ma ogni frammento... ogni due frammenti. Il Gister tira dritto ancora una volta. Avanziamo. No, è tutto inconcepibile, non siamo stati abbandonati. Mesmer è figlio della regina Marica, sua grazia non avrebbe mai abbandonato il sangue del suo sangue. Ragazzi, sembra il castello di Mesmer. Vedo... mi ha parlato di Mesmer, ci sono i soldati di Mesmer. Siamo veramente arrivati? Guarda quello, sembra un albero... ci arrivo dopo o mi devo buttare giù adesso? Voto aureo. Un albero. Ah, non mi piace. Osso benedetto. Mastico poi più mastico come mi pare. E questo è l'inizio. Giusto. Mi credo, ragazzi, a mettermene due in più di mana. E là c'è una porta chiusa. Ma si può aprire? Un attimo, ragazzi. Non si può aprire da sto lato. Mi credo un secondo. No, faccio il rumore apposta per rompervi il cazzo, ragazzi. Giocate, grazie. Perché nei video YouTube mi avete scritto che vi dà fastidio sentire quando mastico. E dato che anche voi premete sui punti dove che mi fanno deltare, io premo sui punti che vi fanno deltare. Slimo, come stai? Ah no, è Simo, Simo. Ora sarai Slimo, vecchio. Che lo sai, 160. Non ho ancora, guarda, dovevo livellare, non l'ho fatto. Questo qua c'era nel trailer. Mi spiace un po', sembrava un bel minion questo tizio qua. Ah no, mi ha dato 7000 in realtà, era un NPC clown. Oddio, non è un NPC quello là in fondo, vero? No, 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 no. Invece sì. No, non è un NPC, era... un mob. Cioè sì, un NPC, non era un NPC amico, intendo quello. Sì, l'ho battuto. Beh, direi che... ah, ho capito. Dai, sappiamo entrambi cosa c'è qui davanti, ragazzi. Lo sappiamo tutti. Madonna mia, madonna mia, Miyazaki. Quanto mi fai godere a volte. Quanto mi fai godere, Miyazaki. Ma qua sta arrivando qualcosa che vogliamo tutti, ragazzi. Qua sta arrivando quell'essere. What? Intervieni il cavaliere del lago Leda. Interviene in aiuto dell'araldo del corno. Ragazzi, ho bisogno un attimo di voi. Perché non ricordo chi dei due è il buono. Io mi ricordo che ho parlato con la tizia, però. L'araldo del corno non me lo ricordo. A sto punto, sta tizia me la ricordo almeno. Ci ho parlato prima, se non sbaglio. No. Ah, è questo!
The nature of your kind, I am certain, will always show itself, given time. Mi spiace per il ragazzo. Mi dispiace per il ragazzo. La tua famiglia ti attende. Araldo del Corno sconfitto. Un applauso all'Araldo del Corno, ragazzi, che lascia il DLC di Elden Ring per primo. Il primo NPC amico a morire dopo Igor, il drago, Falx, maschera dei bruchi, veste con corda intrecciata, fasce intrecciate, brache il sudice. Hai scelto la figa. Tutta la vita la figa al cazzo. Dove cazzo sto andando, raga? Sento NPC. E invece non è vero. Dominio dei draghi. Ai ai ai. Conosco queste cose, le ho già vissute. Ah, ho capito. E grazie a sta roba qui io risalgo. No, c'è solo questo, probabilmente. Sì. Ti prego, una croce di Michela qua in giro da qualche parte. Oh no. Non posso andare. Sì, che ora ci vado. Fammi mettere qua e fammi fare un bel clearing. Eh? Ciao. Ok. Ok, mi sta aprendo a cose interessanti sta parte. Sto apprezzando il fatto che sto trovando numerose grazie. Vedo un... Basta, animale! Senti, è incredibile. È incredibile, per davvero è incredibile. È incredibile, Miyazaki. Non sto dicendo, è un animalista è diventato Miyazaki all'improvviso. Sigillo dei foglia morta. What? Potenza gli incantesimi di Michela. È una roba per fede, ragazzi. Cioè, è al posto del sigillo delle due dita. Mi fa scendere ancora. Non può esserci qualcosa qua, impossibile. What? Frammento di albero ombra. Si gode. Premiato il gister. Premiato il gister, giusto così. Meritato. Quanti boss mi possono mancare? Allora, l'ultimo boss che ha avuto un video era il cane. Ci saranno dei cinematic in più? Cioè... Albero ombra ancora? Tutti foglia morta. Vado prima di qua. Mausoleo ignoto. Orientale. Quindi abbiamo un altro boss fight. Minore. Raxaha. Questo vedo che è più resistente rispetto agli altri. Fa anche più danno. What? Ok. Fa anche più danno, spero. Bellissima quella lama lì, guardate quanto è lunga. Peccato che non riesco a capire se c'è un colore o un qualcosa di strano. Spero sia tipo... Sapete di che non ho mai visto un'arma verde? Non ho mai visto una cazzo di arma verde. Ho le rune, tranquillo vecchio. Premo un tasto cade, mi prendo le rune. E ricade ancora. Ma non tentenna, non la sto tenendo con una mano la spada, vero? Cioè, sembra avere una stabilità. Guarda, è rossa! C'è il sangue, è mezza rossa quella roba lì. È mezza rossa. Ok. Dai, oi, quanto odio! Quanto odio sto gioco di merda! Quanto lo odio!
Ogni volta che arriva l'OHP deve succedere qualcosa che lo prendo nel culo. Sempre. Se prendi il cazzo così per tutto il fight, ti giuro su Dio che mi faccio una sega in live di te. Che non meriti un cazzo, non meriti. Vabbè, fammi andare a Melina, vedi che è patetica sta roba. Sa fare un boss Miyazaki, ecco, fa queste robe qua da tutta la vita. Guarda che se mi... Guarda che se morivo! Guarda che se morivo! Katana gigante di Rakshasa. Rakshasa. Elmo di Rakshasa, corazza di Rakshasa, guanti di Rakshasa, scrinieri di Rakshasa. Molto belli. Molto leggera anche l'armatura. Non scala fede però, sanguinamento. Bellissima, spettacolare. Vuoi vederla in mano? Vediamo se riusciamo a tirarla fuori, la katanina. Eccola qua. Sapevo che era quello il colpo. Qui basta un po' di eleganza, ragazzi. Qui basta un po' di eleganza. Ok. Miyazaki non mette più roba dietro le cascate perché sa che le controlliamo tutte. No, ti prego. No, ti prego, no, ti prego. No, ti prego. No, ti prego, no, non posso, non sono obbligato a farlo. No, ti prego. Ah, vabbè, è molto meno forte dell'altro. Dai che non si capisce. Questo sì! Finalmente avete... Vabbè, non era uguale, ragazzi, dai. Era la versione Minion. Non mi sblocchi il corno. Frammento di albero ombra. Grazie, io amo gli ippopotami. L'ho sempre amati, gli ippopotami. Sono il mio animale preferito, gli ippopotami. Li adoro, Dio. Basta! Premo gli ippopotami del cazzo. No, vabbè, dai. Sono in forma? No, no, rialzati che lo critti. Mamma mia, se sono in forma. Ah, ok. No! Sono in forma, sono in forma. Sono in forma, ragazzi. Sono molto in forma. Sono molto in forma. Niente castello. Sì, sì, adesso andiamo al castello. Ma vecchio, non si salta un cazzo. Guarda qua. Basta. Ma c'è la mosca gigante. C'è villaggio. Ciao. Sembra un posto abbastanza innocuo, ragazzi. Forse è una roba piccola. C'è mosca, vedi? Era giusto per sbloccare le ceneri di mosca, mi sa, ragazzi. Ora si va dritto per dritto e poi andiamo al castello. Dove mi hai portato? Ecco, io hai rotto il cazzo, eh. Cioè, capito tutto, ma levati. Sei il signore delle mosche, sai. Oddio, no.
Cioè io ho fatto tutta sta strada per una catacomba. Catacombe di tetraluce. Ah no, da macro. Tieni, vai su. Problema. Strada di Mariga, instant, così. Il trio sacri... No, se c'è un sacriderma ditemelo subito che non vado avanti. Si scende. Madonna mia, regà. Dove sto andando? In fondo... Dai, sotto c'è roba? Non c'è niente. Cosa? Dai, dai, dai! Dai però! Che colpo è? Ok. Ancora più giù. Ti prego, datemi, ditemi che c'è un cazzo. Ok, è stato di Mariga. What the fuck? È un nemico. Ho capito, ma... Non riesce a colpirci qua? Questo è l'inferno, probabile. Nessuna scala. Sono venuto qua per la combat... Ok. No, no, raga. Cioè... Penso sia la catacomba che va più in basso, ragazzi, vero? Penso che siamo davanti alla catacomba... Torna indietro. No, non torna indietro. Sì!